Yoi con la mano destra a dipingere il 5-2. Gran partenza di Strautins, poi Eurostep, il ferro assorbe la soluzione, canestro valido e tiro libero. Lo hai rapinato per anni, dillo, dai, nelle gare di tiro, possiamo dirlo? Intanto guarda qui, finta e tripla! Solo la retina! 6-0 firmato Scola che obbliga Calvini a fermare la partita. Poi Tambone che torna a Masnago. E la tripla intanto che si prende Carlito Stelfino che resta con la mano alzata. Che non è all'altezza, diciamo, del resto, mentre qui è un ottimo giro palla, la prende Morse e si appoggia al vetro. Palleggia Justin Robinson, ecco il blocco di Kane che arriva. Ottimo lavoro del piccolo regista pesarese che fa la prima giocata in questi 4 minuti di secondo quarto. Pericolosissima e alla fine fatale l'esitazione di Robinson. Douglas aspetta rinforzi che si concretizzano con l'arrivo di Anthony Bean. Allora prova a prendersi la Tambone, alla fine è Drell terzo a provarci e alla fine Robinson sulla sirena dei 24 per il meno 5. Seconda tripla sbagliata di Tambone, bel rimbalzo, bella finta di Drell che poi si dimentica che c'è Bunu che va dall'altra parte perché vuole il podio della settimana. E Bunu per finire, diciamo, non è alla stessa altezza della sua capacità di intimidazione. E guardate la forza psicologica di un paio di liberi per Henry Drell. Egbuno si porta a casa il poster di Carlito Stelfino. Atletica e fisica mostruosa, non faccio assolutamente fatica a crederci. 4-9-3-9 con un bel semigancio di Egbuno. Una tripla di Delfino morbidissima per il meno 7. Ma la quercia o la sequoia se preferite è molto larga e ora viene servita, galleggia per aria e segna appoggiandosi al vetro. 11 per Egbuno alla replica pesarese. Ecco Ruzier che parte, accelera, va a proteggersi col ferro, Zanotti non fa in tempo. 6-3-4-9 si resta nel primo minuto. Nel quarto quarto però se n'è andato e Bean va in fondo, si protegge da Zanotti. Più 16, massimo vantaggio per John Mattis. Quindi Kane e quindi Robinson. Da più vicino di prima, ma la posizione è la stessa. La tripla del meno 9. Che resta lì di 8-0 per Pesaro che Varese vuole interrompere e allora si affida a Scola, eccolo l'autobus, ecco il semigancio, si lavora per Figlioi, Strautins, Figlioi deve alzare la parabola per impedire Egbuno di intervenire, eccolo Ruzier, ecco il blocco di Egbuno che taglia, alla fine sarà Tony Douglas a prendersi la responsabilità, è questo che accade quando i leader salgono in cattedra. Nel filo che poi si trattiene dal commettere fallo, Douglas non si ferma e mette anche la tripla che arrotonda 81-68.